Il legame con il cielo, le piramidi della piana di Giza, tra storia e leggenda, lo hanno sempre avuto. Adesso arriva la conferma grazie alla nuova scoperta di un team internazionale che, grazie ai raggi cosmici, ha individuato una camera segreta all'interno della piramide di Cheope. Gli antichi egizi edificarono le piramidi non solo come tombe dei faraoni, ma anche come luogo di culto per il sole. Si dice che gli angoli delle piramidi rappresentino una proiezione dei raggi del sole che scendono sulla terra per elevare i faraoni verso il cielo. Nella piana di Giza, oltre alla Sfinge, ci sono le piramidi di Chefren e Micerino e quella appunto di Cheope, l'unica meraviglia del mondo antico conservatasi fino ai giorni nostri. Venne edificata durante la Quarta Dinastia, in un regno che durò dal 2509 al 2483 a.C. Ha sempre affascinato gli studiosi perché ancora oggi non è chiaro come venne edificata. I suoi 138 metri di altezza e 230 di larghezza hanno svelato negli anni cunicoli, camere, condotti di ventilazione e gallerie, ma non è ancora finita. Uno studio pubblicato su Nature, a prima firma Kunihiro Morishima, ha rivelato l'esistenza di una camera segreta. Si tratta di una cavità lunga più di 30 metri, vuota. Ma come hanno fatto gli scienziati a individuarla? Una mano è arrivata dallo spazio. Il team ha esaminato i muoni, cioè quelle particelle che si formano quando i raggi cosmici colpiscono l'atmosfera. I muoni sono molto resistenti e riescono ad arrivare al suolo depositandosi all'interno degli edifici che attraversano. È successo anche nel caso della piramide di Cheope, all'interno di cui gli scienziati hanno potuto monitorare i muoni e, contandoli grazie a un apposito rilevatore, capire che non solo avevano attraversato la pietra, ma anche delle cavità, tra cui quella sconosciuta. Ci sono la camera del re e quella della regina, oltre a quella sotterranea. Ora, all'interno della piramide di Cheope, c'è anche la camera Scan Pyramids, così è stata ribattezzata la stanza segreta appena scoperta dal nome della missione scientifica egiziana che indaga le piramidi di Giza. È un mistero a cosa servisse. Al momento non ci sono indizi riguardo al suo utilizzo. Quello che sappiamo è che l'archeologia oggi è anche roba da fisici e astrofisici. La scienza può gettare una nuova luce sulla storia.